Allora, intanto grazie a tutti per essere intervenuti, anche se non siamo tantissimi. Il periodo non è fra i migliori, tra mille impegni dovuti anche alla campagna elettorale. Abbiamo voluto comunque raccogliere, diciamo, l'invito che ci è, la proposta che ci è venuta da Alessio di presentazione del suo libro, perché pensiamo che sia importante, a maggior ragione in questo periodo di elezioni, in questa fase storica, parlare di Europa come invece non si sta facendo in Italia. Sarà un problema di, diciamo, provincialismo, ma diciamo, siamo poco propensi a parlare di argomenti che vanno al di là delle nostre frontiere. Invece è importante parlarne perché l'Europa ha un ruolo sempre più fondamentale nella vita anche di tutti i giorni nostra. E ne avrà ancora di più in futuro. Quindi il fatto di conoscere, di sapere come è nata l'Europa, come si è sviluppata, in che direzione sta andando e soprattutto fare delle riflessioni rispetto a come diciamo, la gestione dell'Europa intende portare questa popolazione che ormai, insomma, è una delle complessivamente delle più grandi al mondo, perlomeno è uno dei mercati più interessanti al mondo, verso dove lo vuole portare. Noi abbiamo visto gli effetti di questa Europa, abbiamo visto l'austerità, abbiamo visto il ruolo delle banche, degli stati forti, abbiamo visto chi ha pagato gli effetti della crisi e questa Europa francamente a noi non piace, per cui crediamo che recuperare anche la memoria, parlare dell'Europa dalle sue origini in poi, possa servire senz'altro come stimolo di riflessione anche per poter individuare dei percorsi diversi da quelli che, diciamo, ci stanno propinando i governanti attuali. Io mi fermo qua perché non mi piace fare premesse troppo lunghe, ringrazio sicuramente anche Alessio per questa opportunità. Diciamo, spero che ne avremo anche di più fruttuose in futuro e credo che non ci perderemo di vista. Sì, grazie. Vabbè, il libro sì, è una ricostruzione storica, però non è dell'origine non è l'origine dell'Europa dell'epoca medievale a oggi, perché sennò sarebbero 12 volumi. Cioè, è molto più sintetica, è la storia dell'Unione Europea, nel senso la storia dell'Unione Monetaria, quando alla fine degli anni 70, il sottotitolo è Il tragico presente, però il tragico presente non ci arriva, arriva alla sconfitta, alla fine dell'esperienza dei governi dell'Ulivo mondiale con Blair, Jospin, Schröder in Germania, quindi si conclude là. Poi ci sono le riflessioni sulla tratto più che altro come funzionano i trattati europei, il trattato di Lisbona che sono venuti fine anni del 90, il trattato di stabilità e crescita del 99, poi il trattato di Lisbona, le loro articolazioni e sul tragico presente c'è stata una riflessione su come funziona, che cos'è il fiscal compact e come funziona il fiscal compact, una visione esaustiva di quello che sono stati trattati collocati nel contesto del libro, perché il contesto del libro, cioè il mio libro parte alla fine degli anni 70 con una riflessione di fondo, cioè l'idea di fondo è che le teorie economiche che si sono succedute nel corso degli anni non sono il frutto di un'affermazione di un'idea che è scientificamente provata rispetto alle altre, ad esempio la teoria keynesiana, liberista, neoclassica, marginalista, marxista, cioè le teorie economiche che si sono succedute sono state non altro che il frutto del conflitto tra capitale e lavoro. E il conflitto tra capitale e lavoro ha determinato poi la scelta di politiche economiche. E nel libro io riporto alcuni dati, alcuni grafici, non troppo complessi, abbastanza pure semplici da interpretare, per esempio sulla distribuzione del reddito nei paesi dell'Ocse e in Italia. Quando negli anni 70 la quota di reddito era a favore del lavoro, le politiche economiche che venivano determinate erano politiche economiche di tipo espansivo, dove lo Stato aveva un ruolo determinante nel sostenere la domanda.
Questo mutamento avviene a fine anni 70. A fine anni 70 si presenta un problema strutturale nel sistema economico europeo, che la quota di ricchezza che andava al lavoro era troppo alta rispetto a quella che andava a finire nelle mani del capitale. Io riporto una disputa che c'è tra gli economisti keynesiani negli anni 70 e quelli marxisti. I keynesiani sostenevano che la colpa del fatto che la crisi economica era dovuta alla crisi economica degli anni 70, all'arresto di quella impetuosa crescita, quella che Osborne, che lo storico marxista, definisce l'età dell'oro del capitalismo, si arresta perché, secondo i keynesiani, perché loro nel 44 gli americani non avevano seguito il consiglio di Keynes, che era quello di fare una moneta diversa, e invece loro avevano voluto stravincere la seconda guerra mondiale e fare del dollaro la moneta principale di riferimento, e questo ha prodotto delle contraddizioni, degli squilibri che secondo loro hanno dato origine alla crisi degli anni 70. Invece gli economisti di stampo marxista, riporto le affermazioni di Sweezy, che è uno dei più grandi economisti marxisti americani, che dice no, la crisi è dovuta al fatto che le lotte operaie hanno fatto sì che la quota di reddito che andava a favore del lavoro era troppo alta, e la quota di reddito al capitale, cioè la quota di capitale che andava investito nella produzione, stava diminuendo drammaticamente. E quindi c'era l'esigenza riportare in ordine, cioè il meccanismo di funzionamento del sistema capitalistico, e loro individuano nello SME, nella nascita del sistema monetario europeo, lo strumento attraverso cui poter disciplinare i lavoratori e il lavoro, sfruttando pure quello che sono io riporto le vicende di quello che è successo in Italia, anche in Inghilterra, anche in Germania a fine anni 70, dove i movimenti che erano cresciuti sulle lotte degli anni 60, del 68, del 69, l'autunno caldo, soprattutto in Italia, che dove ha avuto uno sprigionamento abbastanza consistente in tutto il decennio degli anni 70, i movimenti sociali hanno cominciato ad avere una battuta d'arresto, e la classe dirigente italiana, europea, capiva che i movimenti stavano in una fase di riflusso, anche per colpa anche della gestione che ci ha avuto il Partito Comunista per quanto riguarda il compromesso storico, l'atteggiamento che ha avuto anche nei confronti dei movimenti che nascevano come quello del 77, l'addomesticamento che c'è stato da parte del governo Andreotti, quindi avevano la vicenda Moro, hanno un po' sfiancato il Partito Comunista. Il capitale capì qual era, che il movimento si stava infiaccando, e l'iniziativa che avviene successivamente, porto l'esempio dei famosi 35 giorni alla Fiat, quella è stata un momento importante, significativo, perché quella sconfitta ha cambiato definitivamente i rapporti di forza, e quel cambio di rapporti di forza poi ha di fatto poi dispiegato le politiche liberiste. In Italia riporto la vicenda della Fiat, poi riporto in Inghilterra la vicenda dei minatori, quello che ha fatto la Thatcher sconfiggendo il miniconterra, anzi sfado pure un mito che della Thatcher come miracolo economico. La Thatcher è stato tutto tranne che un miracolo economico, perché dal punto di vista della crescita economica non è che è stata così straordinaria, anzi ha smantellato tutto il sistema produttivo industriale dell'Inghilterra, che è uno dei paesi più avanzati dal punto di vista industriale. Quel decennio thatcheriano l'ha completamente smantellato, però tutti riconoscono i mainstream, riconoscono la Thatcher la cosa perché è riconosciuta storicamente, perché ha sconfitto il nemico interno, che erano i minatori. E in questo senso rientra lo SME, perché lo SME, l'adozione della moneta, del sistema monetario europeo, quindi la rigidità del cambio, ebbe un ruolo fondamentale, e fu capito. Io riporto le dichiarazioni che vennero fatte da Guido Carli, che allora era il presidente della Confindustria, che disse: abbiamo adottato il vincolo esterno perché da questo momento ci permetterà di fare politiche più virtuose. Politiche più virtuose era di ridurre il peso dei salari e allo stesso tempo ridurre il peso dello Stato sociale, perché la politica monetaria che si andava affermando in quel fine anni 70 era una politica del stampo monetarista, la quantità di moneta doveva essere ridotta, e io porto l'esempio di quello che succede in America con l'avvento di Paul Volcker, che era l'economista che era keynesiano, però adotta le dottrine di Milton Friedman, che era un economista, diciamo, keynesiano, però adotta e diventa capo della Federal Reserve,
e lui fa sue le dottrine monetariste, diminuisce la quantità di moneta perché, secondo la teoria di Friedman, la quantità di moneta emessa sul mercato determina, poi si può controllare la crescita del PIL. Poi, in realtà, nei fatti non è stato così, e poi successivamente c'era la presidenza Reagan e poi le cose non vanno come immaginano i monetaristi. In realtà, le cose sono andate in maniera tutt'altro, in maniera opposta. E poi riporto anche il dibattito parlamentare che c'è stato negli anni nel 78 all'entrata dello SME, l'atteggiamento del Partito Comunista, anche dell'estrema sinistra, cioè riporto l'intervento di Lucio Magri, in cui riconosce il ruolo importante che ha avuto la svalutazione nel corso degli anni 70, che noi abbiamo potuto svalutare la lira, che è stato uno strumento per poter difenderci dalla crisi stessa, riconosce Lucio Magri. Quindi la svalutazione come male assoluto non è vero per niente. La svalutazione è uno strumento macroeconomico che permette nei momenti di crisi di poter fare politiche che non colpiscono i lavoratori. Perché io riporto come assioma del libro che quando non si può svalutare la moneta, si deve svalutare il salario, e quello è il principio della moneta unica, cioè quello è il principio del cambio rigido, per quello si è introdotto lo SME, perché riporto l'affermazione che fa subito dopo Andreatta. Nell'81 Andreatta diceva: noi abbiamo adottato il cambio rigido perché volevamo mettere in condizione la classe imprenditoriale ad andare allo scontro col sindacato o morì. E quello è stato, quello è stato l'obiettivo. E quindi il libro va avanti negli anni 80, la riforma della scala mobile, la perdita di aderenza alla società da parte del Partito Comunista, il totale sfilacciamento della partecipazione dei lavoratori nelle lotte, cioè, porto anche l'inizio della crisi vera della soggettività della forza lavoro, cioè come classe che antepone attraverso i conflitti sociali le proprie istanze. E c'è anche nel libro anche la contrapposizione tra Federico Caffè, che era un economista keynesiano, il padre della scuola keynesiana, e Enrico Berlinguer, quando Caffè gli dice a Berlinguer: guarda, fai attenzione, perché la politica che voi vi siete messi in testa dell'austerity, di voler abbassare l'inflazione, produce la disoccupazione. Cercate di abbassare forzatamente la disoccupazione, l'inflazione produce disoccupazione. E quello era l'obiettivo di Andreatta quando fece il divorzio. Nell'81 c'è il divorzio, che questa cosa io nel libro la riporto, e riporto anche l'analisi che fanno tutti gli storici della Repubblica Italiana, che Paul Ginsburg, Aurelio Lepre, Silvio Lanaro. Nessuno di loro ricostruisce la storia del divorzio. Il divorzio è stata una cosa fondamentale. Fino all'81 la Banca d'Italia comprava i titoli di Stato sul mercato primario. Funzionava così, cioè come fa oggi la Federal Reserve e come fa la banca centrale giapponese. Quindi non sei esposto assolutamente, lo spread non esiste, perché se il Ministero del Tesoro emette 5 miliardi di titoli di Stato, 3 miliardi li comprano gli investitori, i rimanenti li compra la Banca d'Italia. Quindi tu non ti esponi alla speculazione. Dall'81 si cambia passo. Ciampi e Andreatta decidono di fare il divorzio. La Banca d'Italia non compra più titoli di Stato, noi ci mettiamo sul mercato. Il mercato comprerà i nostri Stati. Tant'è che lì c'è l'origine del nostro debito pubblico. Perché nell'81 il debito pubblico italiano era al 58% rispetto al PIL. Noi stavamo perfettamente nei parametri di Maastricht. Dall'81 al 92 il debito pubblico arriva al 120%. Succede un macello, perché noi cominciamo negli anni 80, arriva a pagare anche l'11 e 12% di interessi. Cioè, cose, un anno e mezzo fa lo spread stava a 7,5, ma era poca cosa rispetto a quello che abbiamo pagato negli anni 80. E questo è servito, e questo che non capì il Partito Comunista, come tutta la sinistra, non ha, cioè quello sottolinea il libro, la sinistra non ha capito i passaggi fondamentali, a cosa serve la moneta unica, a cosa è servito il processo dell'Unione Europea. È servito proprio a questo, perché i soldi. Il divorzio Banca d'Italia e Ministero del Tesoro serviva proprio a questo, a far sì che gli imprenditori non investivano più in attività produttive, investivano nella rendita finanziaria, perché la rendita finanziaria dava l'11%, quindi spostavano la quota dei capitali dall'investimento produttivo a quello finanziario, e aumentava la disoccupazione. Tant'è che io riporto l'affermazione che fa Aurelio Lepre, che è uno storico socialista, craxiano, dice: vedete,
negli anni 80 i lavoratori hanno capito che fa la lotta di classe non serve a niente perché c'erano 2 milioni e 400 mila disoccupati, però non c'erano mobilitazioni sociali, addirittura hanno votato a favore dell'abolizione della scala mobile, ma era stato fatto perché era quello il principio: se aumenta la disoccupazione è chiaro che la capacità di conflittualità dei lavoratori diminuisce. Cioè era un sistema a freddo che era stato congegnato perfettamente. Purtroppo il Partito Comunista non aveva capito quello che era l'obiettivo, e Federico Caffè aveva sottolineato più una volta bene, dice: guarda che stai segando il ramo su cui sei seduto, e infatti è successo, tant'è che io tutti gli anni 80 riporto tutto quello che succede sia in Italia che in altri paesi europei, perché il libro si focalizza, è una ricostruzione storica di quello che il processo dell'Unione Europea e della moneta unica in Italia, in Germania, in Francia e in Inghilterra, e l'atteggiamento che hanno avuto i partiti della sinistra e i sindacati nei confronti di questo processo. Nel 92, arrivo fino al 92, quando c'è stato il famoso, quando noi siamo usciti dallo SME, perché noi fino al 92 stavamo nello SME del sistema monetario europeo, che aveva non, era diverso dall'euro, perché con lo SME potevi svalutare al massimo del 6,5%. Nell'87 entriamo nello SME credibile, cioè abbiamo un arco di svalutazione ancora più bassa, del 2,5%, tant'è che dall'87 al 92 iniziano proprio i casini nostri, perché sulla bilancia commerciale cominciamo a indebitarci tantissimo, perché importiamo capitali, importiamo beni, e nel 92 c'è stata anche la storia dell'unificazione tedesca, che ci ha avuto un ruolo, perché la Germania ha alzato i tassi di interesse e quindi si è pagata l'unificazione con i soldi europei, perché sapeva che gli altri paesi non potevano svalutare perché c'era un sistema di cambi rigidi, e questo ha fatto sì che noi poi a un certo punto siamo stati attaccati dai mercati finanziari, che sapevano che noi tenevamo una moneta troppo alta rispetto al valore della nostra economia, e che prima o poi avremmo svalutato, e così è stato. Nel 92 noi siamo usciti dallo SME e abbiamo svalutato del 25%, e poi sul saldo delle partite correnti le cose si sono rimesse a posto. Poi ci sono stati pure altri problemi, perché io riporto anche la vicenda della scala mobile, perché è stata cancellata, poi quella è stata, poi alla fine la svalutazione è andata a vantaggio di una certa classe imprenditoriale, perché purtroppo con i rapporti di forza in quel momento erano in quella direzione. E poi ripercorro la storia degli anni 90, l'introduzione del trattato di Maastricht, riporto il dibattito parlamentare che c'è stato, che la Rifondazione Comunista è stata l'unica forza che ha votato contro Maastricht, aveva capito qual era la natura di Maastricht e qual era il processo europeo che era messo in corso. Era un processo europeo liberista, e la premessa c'era stata anche con Delors, quando è stata la famosa commissione Delors sulla liberalizzazione dei mercati, del libero commercio, che Delors non fa altro che riprendere io ho scoperto, leggendo i trattati, leggendo alcune carte, che la commissione Delors sul libero scambio era un piano elaborato dalla commissione Decker era l'amministratore negli anni 80 della Philips. Cioè il patronato europeo aveva identificato in Europa uno strumento efficace per difendere gli interessi suoi. E quello che viene elaborato dalla commissione Decker poi viene automaticamente ripreso paritetico dalla commissione Delors. Quindi che dietro l'Unione Europea ci sia un piano prestabilito di costruzione di un processo tendente ad identificarsi con gli interessi delle classi dominanti è evidente già nel corso degli anni 80, ma già, secondo me, già nello SME era evidente l'obiettivo, perché hanno fatto il cambio rigido, perché hanno adottato il cambio rigido. E poi concludo il libro, cioè la parte finale del libro è più che altro rivolta all'analisi, come ho detto prima, all'analisi dei trattati, il trattato di Maastricht, cioè l'analisi di quello che avviene nei singoli paesi europei, e soprattutto mi concentro anche sulla Germania, perché la Germania secondo me è l'esempio, è anche esemplificativo di come ci hanno raccontato la crisi, e riporto l'esperienza del governo Schröder, famoso, cioè la Germania che viene dipinta come il caso
straordinario di performance economica. In realtà la Germania aveva, Schröder aveva il lavoro sporco, poi l'hanno fatto tutti i governi del centrodinistra, hanno fatto il lavoro sporco, hanno preparato il terreno, hanno la riforma del mercato del lavoro, la flessibilità, perché tutte queste tipo di riforme erano perfettamente in linea con le esigenze del fatto che tu hai adottato un mercato rigido. Non puoi più creare domanda interna, perché il trattato di Maastricht lo dice chiaramente: la domanda interna non deve più esistere, perché non deve esistere più il ruolo dello Stato. Creano un sistema mercantilistico dove il paese virtuoso è solo quello che esporta, e la Germania l'ha capito all'inizio degli anni 90 che c'erano una straordinaria opportunità, e l'opportunità gliel'ha data l'euro. E loro come hanno fatto? Loro hanno fatto la svalutazione interna, perché vi riporto l'agenda 2010, la formula riforma Hartz del mercato del lavoro del 2003, che aveva 2010 perché era un processo, e riporto anche il grafico sulla quota dei salari, che è stato veramente un bagno di sangue, è stato un assoluto bagno di sangue. Nel giro di 7 anni i salari tedeschi hanno perso il 7%, e quella è stata la loro svalutazione interna. Hanno reso poi le merci tedesche competitive su tutti gli altri mercati europei, tant'è che poi anche la straordinaria Germania, riporto il dato della crescita tedesca, che si aggira sull'ultimo anno si aggira su 0,6%, cioè non è che è stata sta crescita meravigliosa. Perché? Perché non c'è il mercato interno, loro il mercato, la domanda interna l'hanno completamente compressa. Cioè, vorrei un po' concludere, perché essere veloce, perché mi piace più che ci siano le domande, perché vi sto notando, questa è la terza presentazione che più parla la gente e diventa più stimolante sia il dibattito che poi anche le questioni fondamentali del libro escono in maniera più dettagliata attraverso le domande degli interventi dei partecipanti alla presentazione. Io chiudo il libro sul fatto, perché mi è venuto in mente, non c'era nel libro, però mi è venuto in mente leggendo la locandina che avete fatto per la presentazione sull'altra Europa, se c'è possibile l'altra Europa. L'altra Europa sarebbe possibile se ci fossero delle cose principali, cioè dei meccanismi, se fossero applicati dei meccanismi principali. Il meccanismo principale è che ci sia un mercato del lavoro comune, un sistema fiscale comune, ci siano dei trasferimenti fiscali tra il nord e il sud, perché l'Italia come unione statale è esistita perché c'erano i trasferimenti fiscali dal nord verso il sud. Questo ha determinato la possibilità dell'unità di questo paese, è durata 150 anni. Nell'Unione Europea questo non c'è, perché la Germania, quando è entrata nel processo di unificazione monetaria, ha posto come premessa fondamentale che non ci fossero trasferimenti da nord e sud, dalla Germania verso il sud del sud Europa, e questo rende impossibile qualsiasi ipotesi di riforma dell'Europa. E il percorso dell'altra Europa io lo vedo francamente estremamente accidentato, anche perché poi l'euro per se stesso, perché il libro si chiama Euroliberismo per due ragioni e motivi. Primo, perché secondo me quelli che sono solo esclusivamente contro l'euro, poi alla fine tutti i dibattiti che ci sono stati, i libri che sono stati pubblicati, però l'identificazione solo esclusivamente nel problema dell'euro non è sufficiente se non è accompagnata alla critica all'economia della concorrenza, all'economia liberista, perché non... Così come quelli che sono contro l'austerity e contro la politica di rigore, però se non riescono a scorgere il problema che costituisce di per sé la moneta unica, perché la moneta unica è stata applicata con lo scopo preciso di disciplinare i lavoratori, e serviva a quello, e questo ha messo in difficoltà tutte le sinistre, specialmente qui in Italia, perché poi alla fine, volente o non volente, abbiamo accompagnato indirettamente questo processo di smantellamento delle tutele, perché dovevamo rendere competitivi i nostri prodotti per essere competitivi verso l'esterno. E quindi io concludo il libro dicendo proprio che il problema è che l'euro rappresenta la quinta essenza del monetarismo, che non è solamente riformabile. L'errore che ha fatto la sinistra è stato proprio quello di immaginare che l'euro costituisse uno spazio più grande per determinare il conflitto, ma purtroppo l'euro, l'Unione Europea non allarga la sovranità popolare, ma la elimina proprio, e dà agli stati il mero compito di disciplinare i lavoratori e trasferire i risparmi sulla rendita fiscale. Io l'obiettivo che mi ero posto quando ho fatto questo lavoro di ricostruzione è aprire un dibattito molto più ampio tra anche i soggetti a sinistra rispetto a questo problema, perché io ho visto che proprio c'è proprio difficoltà a capire il problema dell'euro e della moneta, perché poi la moneta poi di per sé stesso è un prezzo,
Cioè, la moneta è il prezzo, la problema è un atto che l'espressione dell'economia che le emette, cioè l'espressione dei fondamentali dell'economia che emette la moneta, cioè questo qua che non è stato colto fino in fondo. E spero che leggendo il libro qualcuno si faccia un'idea un po' più chiara rispetto a quelli che sono stati i passaggi che hanno portato i passaggi storici hanno portato a questa situazione, perché tutti i libri che sono stati scritti fino adesso sono stati scritti da economisti, anche bellissimi libri, c'è stato il libro di Bruno Amoroso, c'è stato il libro di Emiliano Brancaccio, c'è stato un libro di Emiliano Brancaccio, c'è il libro di Bagnai, che sono scritti molto bene, infatti sono libri scritti da economisti che in alcuni casi che chi non ha delle conoscenze strettamente economiche risultano ostici. Io ho pensato che fare una ricostruzione, secondo quella che è la mia, su quello su cui ho studiato negli anni, come sono formato all'università, desse la possibilità a chi lo legge di avere una visione un po' più chiara, mettendo gli eventi, i fatti, ricostruendo le vicende per avere la possibilità di capire tutto quello che è successo. E spero che sia un ulteriore contributo nel panorama delle tante pubblicazioni che sono state fatte in questi ultimi anni, riguardo sia alla crisi sia all'Unione Europea. Però ripeto, fino ad oggi non c'è un libro che ricostruisce la storia degli ultimi 30 anni e il motivo per cui siamo arrivati a questo punto. E questa era l'esigenza quando l'ho scritto. Allora, grazie.